Ben trovati, buonasera. Aspettiamo qualche secondo in modo che possiate inserirvi in questa diretta. Bene, visto che ci sono già alcuni amici collegati, vi chiedo solo di dirmi che si vede e si sente bene, in modo da iniziare la nostra serata su un tema che per me è veramente fondamentale. Penso che sia veramente il tema prioritario in questo momento, nella mia una, diciamo, delle missioni principali della mia vita è poter trasmettere e poter condividere su questo tema. Quindi aspetto semplicemente che mi scriviate, che si sente e si vede bene e così ci immergiamo. Benissimo, grazie, grazie a tutti. Allora, come prima cosa un benvenuto ai nuovi amici che so stanno iniziando a seguire sempre più assiduamente la nostra community, questo gruppo proprio dedicato all'andare in profondità attraverso tantissimi strumenti che offriamo quotidianamente. Quindi benvenuti ai vecchi amici e ai nuovi amici. Visto che ci sono vari nuovi amici e ricordo che per chi non ha mai lavorato come prima o per chi non conosce un po' la mia storia, non tanto perché la mia storia sia interessante, ma perché va a toccare proprio quello che inizieremo anche ad accennare questa sera, cioè il messaggio del viaggio dell'eroe. Quindi può essere utile, proprio in questa community troverete alcuni video in cui racconto come sono arrivata qui e che cosa mi porta a condividermi in questo tipo di lavoro. Trovate questi video di introduzione nella descrizione del gruppo, quindi basta andare alla pagina principale, nella descrizione del gruppo troverete queste introduzioni. Vi invito a darci un'occhiata perché potranno permettervi già di entrare proprio in quello che è il flusso del cammino dell'eroe, che inizieremo anche a toccare un po' questa sera. Questa sera, appunto, la parola chiave che useremo sarà la missione. Qual è la tua missione? Inizieremo proprio vedendone l'etimologia e comprendendone cosa significa per noi, ma iniziamo proprio a mettere a fuoco dal titolo stesso che abbiamo scelto, che questa sera noi ci occuperemo di quello che è il significato di missione, non solo in quello che è l'idea tradizionale, ma proprio in quello che è il punto di contatto tra l'anima e la materia. Inizieremo proprio parlando della differenza e della sinergia tra la vocazione coscienziale e la vocazione personale. Quello che mi interessa iniziare a tirar fuori questa sera è quello un po' di scuotervi. L'intento primario è proprio quello di scuotervi, in modo da comprendere se e come vi state accomodando su un divano che non è salutare, per cui la vita prima o poi interverrà in modo molto vivace, se vi vuole bene, per buttarvi giù da questo divano. Quindi inizieremo proprio a comprendere che cosa in questo momento non ci fa ascoltare la nostra missione. Ma andiamo per punto. Quindi inizieremo proprio appunto nella differenza tra realizzazione, vocazione coscienziale e personale e perché è fondamentale nella mia esperienza seguirle in parallelo. Inizieremo a toccare, a sentire perché i nostri sogni sono in realtà proprio delle indicazioni divine. E sono un po' come i sassolini delle storie in cui il divino ci sta mostrando i segnali per cui ci ha mandato qui. E poi, alla fine di questo incontro, vi offrirò una prima pratica estremamente semplice ma estremamente puntuale
per iniziare a fare il primo passo concreto per l'ascolto della nostra missione. Allora, iniziamo nell'approfondire proprio che cosa intendo per vocazione coscienziale e vocazione personale, per realizzazione coscienziale e realizzazione personale. Voglio ricordare che questo tipo di tematica, cioè tutto ciò che ha a che vedere con la nostra piena realizzazione, sia a livello dell'anima, sia a livello della materia, è proprio il cuore di questa community, il cuore di questo lavoro. Nel tempo mi hanno dato molti appellativi, tra cui quella di levatrice di intenti, ma soprattutto quello che mi interessa è che molte persone, vedo, sono attratte da questo tipo di lavoro perché riconoscono che a un certo punto della mia vita io ho veramente dato a questo la piena priorità, cioè ad andare a veramente a fondo sulla mia vocazione coscienziale. E da lì iniziare a comprendere dove, perché e cosa manca continuamente nella mia vocazione, nella mia missione personale, quindi in questo punto di contatto tra l'anima e la materia. In modo molto semplice potremmo dire che la vocazione coscienziale è il nostro grande disegno, è ciò per cui la vita vuole che noi ci ricordiamo di essere vita stessa. È il processo di risveglio, è il processo in cui riusciamo a disidentificarci da tutte le storie, da tutto ciò che ci lascia imprigionati in un personaggio, in una identità, e possiamo riconnetterci alla nostra essenza. È chiaro che questo non è un lavoro che può accadere nell'oretta in cui staremo insieme questa sera, è un lavoro che necessita di una minuziosità, di una costanza, di una devozione per la ricerca stessa. Ed è proprio questa devozione per la ricerca interiore che farà totalmente la differenza nel nostro percorso. È per questo che il mio invito è quello di poter seguire questo gruppo che abbiamo messo a disposizione con veramente tantissime risorse che nutriamo e annaffiamo quotidianamente attraverso la ripetizione e attraverso la pratica. Quello che costantemente cerco di offrire è quello di poter portare più profondità alla nostra ricerca attraverso sfaccettature diverse del percorso. Ma resta vigile e costante il nostro interno determinato, il nostro intento costantemente ad andare più in profondità. Senza questo, nella mia esperienza, non esiste la bacchetta magica. Questa sera andremo ad identificare molti punti, vi offrirò anche una prima pratica, ma nella mia esperienza la bacchetta magica non esiste, uno dei grandi fraintendimenti dei percorsi di ricerca di questi ultimi tempi. Il fatto di utilizzare dei titoli o delle modalità che possono sembrare molto appariscenti, perché effettivamente sono importanti da toccare, ma non per questo riducono il tutto a qualcosa di immediato, al pronto subito. La vera ricerca, la possibilità di andare in profondità, necessita, nella mia esperienza, di un intento incrollabile, di una priorità assoluta verso questo tipo di profondità. Se siete quindi qui per questo, siete nel posto giusto. Ho accennato quindi alla vocazione coscienziale come il grande disegno, quello per cui siamo venuti qua proprio a ricordare chi siamo. Molto spesso però quando intraprendiamo un percorso di ricerca, la prima parte di questo percorso è data a togliere tutto ciò che noi non siamo, a togliere ogni strato che ci è stato in qualche modo inculcato da dei condizionamenti, da delle credenze, dall'educazione. Prima però poi di poter ritornare a quella che è la nostra incarnazione, questo passaggio è fondamentale. Nella mia esperienza però può essere molto utile farlo in parallelo, quindi ricordarci, togliere tutto ciò che noi non siamo, ricontattando la nostra essenza, ricordandoci che prima di ogni parola, prima di ogni emozione, prima di ogni sensazione,
C'è uno spazio da cui ogni cosa nasce e quello spazio è ciò che noi siamo. Questo ricordo di noi, questa continua pratica di vigilanza e di osservazione, di testimonianza, che porta poi ad un dissolversi totalmente nell'uno. Questo togliere, il deprogrammarci, nella mia esperienza può essere fatto parallelamente a un riprogrammare ciò che è sano per noi e in questo riprogrammare toccare l'unicità della nostra incarnazione, onorare la scelta che abbiamo fatto di questa incarnazione, al di là della storia, al di là di quelle che possono sembrare degli attaccamenti alla personalità, al di là di tutto ciò che ci chiude all'interno di alcuni ruoli, ma andando a ricontattare ciò che per noi è istintivo, ciò che per noi è naturale, ciò che sono i talenti, i doni che ci sono stati offerti per manifestarci in questa vita, in questa esistenza. È quindi un lavoro parallelo, costante, quello di ricordarci chi siamo e da questo spazio di riconoscimento e di ricontatto dell'essenza metterci al servizio con i nostri talenti unici, perché andremo a vedere ancora e ancora che la parola chiave per la missione e per ciò che è il ricontattare la volontà della nostra anima in connessione con la materia è proprio la parola servizio. Bene. Andiamo un attimo a parlare di quella che è l'etimologia di questa missione, di questa parola. L'etimologia della missione arriva proprio dalla parola missus, che è il participio passato di mittere, mandare, dal latino. E quindi il participio passato è mandati. Per cosa siamo stati mandati? In che modo abbiamo la percezione di essere qui per uno scopo più ampio? Quante volte ci fermiamo a sentire veramente in che modo possiamo recuperare quel potere per manifestare lo scopo della nostra vita. Perché siamo qui? Perché siamo stati mandati qui? E con che cosa siamo stati mandati qui? Con quali strumenti? Con quali attitudini? Vedremo questa sera che in realtà il primo passo per andare veramente a toccare la nostra missione è quello di usare il nostro talento istintivo, è quello di semplificare. Pensiamo in qualche modo che questo lavoro di ricontattare la nostra missione, le nostre caratteristiche uniche, i nostri talenti, sia estremamente complicato, ma nella mia esperienza la parte difficile, complicata, è quella di tutte le scuse che mettiamo sopra, di tutte le paure, di tutte le credenze, di tutte le storie che ci raccontiamo costantemente. La nostra missione è semplicemente fare ciò che è adatto alla nostra essenza. È il mondo, un certo tipo di educazione che ci ha riempito di complicazioni e di dover fare cose che non sono fatte per noi. In questo non voglio dire che non ci sono nella quotidianità delle azioni, delle situazioni, in qualche modo nel quale portare piacere nella pratica. Questo è diverso dal seguire amorevolmente e naturalmente le nostre propensioni. Ovunque noi siamo, possiamo lavorare sulla nostra vocazione coscienziale. Ovunque noi siamo. E qui apriremo un grandissimo spazio per comprendere il paradosso del lavorare con la missione. Perché il paradosso è che qualsiasi cosa facciamo, anche se apparentemente non ci piace, abbiamo tantissimi strumenti per utilizzarla per la nostra evoluzione, per utilizzarla per il nostro lavoro interiore. Ma il paradosso è proprio che quando iniziamo a comprendere che ogni cosa fa parte del nostro cammino, ogni cosa può essere utilizzata per il nostro cammino evolutivo, allora inizieremo a scegliere ciò che veramente siamo stati mandati a fare.
Inizieremo a non avere più scuse per mettere al servizio i nostri talenti. Essere istintivamente noi stessi, ciò che siamo nati e che siamo venuti qui a donare, è qualcosa che ci viene naturale, è una frequenza che abitiamo istintivamente, con semplicità. È che non sempre seguire il nostro cuore è semplice, anche perché dire seguire il nostro cuore molto spesso non vuol dire più quello che autenticamente significava avere coraggio, cioè avere cuore, ma significa spesso semplicemente seguire delle voglie. E quello che noi andremo ad identificare questa sera non è un piacere dato dall'edonismo, la beatitudine che ci porta alla nostra missione di vita non è seguire i piaceri effimeri, è quella beatitudine che si coltiva e che sappiamo ci nutre nel profondo, ed è per questo che sarà costante nel tempo, perché avrà totalmente a che vedere con la nostra realizzazione coscienziale, andrà di pari passo. Tanto in profondità andremo nel ricontattare l'essere, tanto in profondità andremo nel portare in superficie, quindi condividere le nostre qualità uniche. Qualcosa nella nostra chiamata autentica ci dice che dobbiamo fare ciò che veramente siamo chiamati a fare, a riconnetterci a quella direzione che dentro di noi sappiamo da tempo di voler seguire. Quanto riusciamo poi a agire quella volontà, a mettere costantemente quell'energia elettrica maschile, quella forza di volontà al servizio della chiamata del cuore, di questo ascolto autentico, di questa frequenza femminile che da dentro ci sa dirigere, dipende moltissimo da quanta energia abbiamo a disposizione. Per comprendere quanta energia abbiamo a disposizione, dobbiamo comprendere quanto siamo collegati al nostro interno, al nostro sé superiore, o quanto la disperdiamo attraverso automatismi, paure, ferite, condizionamenti. Questi saranno infatti i nostri alleati in questo viaggio. Iniziare da ciò che ci fa paura. Iniziare da ciò che veramente per noi è difficile. Vi invito a condividere eventuali domande o condivisioni più avanti nella serata, quando darò spazio a questo, in modo che io poi possa ritornare con semplicità a rispondervi. Permettetevi ora di ascoltare se cosa vibra nel vostro cuore. Ci sarà poi spazio dedicato alle vostre domande e condivisioni, anche se ascolterete questo incontro più avanti. C'è una meravigliosa notizia che va sottolineata ogni volta in cui iniziamo a scegliere di ricontattare le nostre chiamate più autentiche. E cioè la buona notizia è che tutti, ma proprio tutti, stanno aspettando solo che tu possa ritrovare il tuo scopo autentico in questa vita. Non c'è nient'altro che potrà soddisfarti e che potrà veramente mettere il dono della tua esistenza al servizio di chi ti è accanto, nel piccolo cerchio e nel largo cerchio. Solitamente chi mi segue da un po' sa che nelle dirette sono solita mettere un diamante, un anello con un diamante, proprio perché per me simboleggia sempre quello che è l'attitudine con cui in questa dimensione, su questa terra, evolviamo. Cioè,
trovando quelle strategie affinché quel carbone possa pulirsi attraverso la sofferenza, attraverso delle sfide, per arrivare poi alla lucentezza del diamante che ci porterà ad emanare sempre più luce. Questa sera però ho scelto di indossare un altro dono, non so quanto si veda bene, che è il simbolo della nostra community, che è un colibrì che sta incontrando un fiore, che sta prendendo quel nettare per spargerlo tutto attorno a sé. E quando tocchiamo veramente lo scopo della nostra vita ancora e ancora, la nostra bussola sarà che ci sentiremo sempre di più pieni di amore e come il colibrì saremo portati a condividerlo, a spargerlo, ad emanarlo con grande leggerezza, ma con un'ampiezza di cuore che arriverà molto prima di noi. Questo è l'intento che condividiamo. Allora, una delle scuse primarie che non ci fa avvicinare a quello che è veramente lo scopo della nostra vita, e andremo ad indagarlo meglio con la prima pratica che vi offrirò questa sera, è quello, come abbiamo iniziato ad anticipare la scorsa settimana nel webinar dedicato al richiamare l'abbondanza, tutte le nostre credenze rispetto alla sopravvivenza. È come se avessimo radicato in tempi antichi e ci siamo un po' trascinati questa paura della sopravvivenza, per cui non riusciamo a credere profondamente che l'abbondanza è un sottoprodotto automatico di vivere il nostro scopo di vita. Ripeto. Un'altra delle buone notizie nel seguire il nostro scopo, la nostra missione di vita, è non solo che riusciremo a mettere insieme la nostra chiamata dell'anima con la nostra chiamata terrena, non solo che ogni passo che noi faremo verso questo tipo di direzione porterà chiunque attorno a noi a beneficiarne, ma il sottoprodotto automatico, inevitabile, è l'abbondanza. Sia a livello animico, sia quindi a livello dello spirito, sia a livello della materia. La vita non vede l'ora di gettarci addosso, inondarci con questo tipo di energia strabordante, perché questo è ciò che accade quando ci mettiamo al servizio attraverso la nostra chiamata. Noi abbiamo, come dicevo spesso, proprio una percezione assolutamente distorta che il denaro sia la nostra unica e reale fonte di sicurezza. E quindi l'idea che noi possiamo contare solo sulla vita stessa, solo sull'esistenza, spesso non ci sembra possibile, non la prendiamo proprio in considerazione, ma è l'unica via per veramente fluire nella nostra chiamata. Affidarci agli strumenti che l'esistenza ci ha dato, nei nostri talenti istintivi, spontanei, nella caratteristica della nostra personalità sana, iniziando però a togliere tutto ciò che non ci serve. E la prima cosa che noi vogliamo togliere, ed è per questo che il lavoro con la missione ha come punto imprescindibile il lavoro sulle ferite, il lavoro su quelle che sono le nostre storie di sofferenza, perché il primo passo è di liberarci totalmente, totalmente dall'identità di vittima. E ripeto, il nostro primo intento per veramente mettere a fuoco e poter concretizzare ciò che è la nostra missione di vita è liberarci per sempre, definitivamente, dalla nostra identità di vittima. Lo ripeto un'ultima volta. Se non hai scelto di liberarti della tua identità di vittima, non è possibile andare a lavorare veramente su quella che è la nostra missione. Ricordiamoci sempre che l'intento di questo lavoro, l'intento di quello che mi piace offrire e di ciò che la vita mi chiama di mettere a servizio
non è quello che viene definito come intrattenimento spirituale, non è un fast food dalle facili soluzioni. Le indicazioni sono semplici, sono immediate, ma per poterle seguire, per poterle radicare, c'è bisogno di un'azione pratica costante e c'è bisogno di prendere delle decisioni inamovibili, tra cui quella di abbandonare la nostra identità di vittima e di andare ad indagare veramente l'origine delle nostre sofferenze, perché è da lì che arrivano le nostre credenze, è da lì che arrivano le nostre storie che continuiamo a raccontarci, che generano delle emozioni di paura e di altre cose che non ci permettono di ricontattare e di seguire la nostra chiamata autentica. La nostra anima, come vi raccontavo prima per il simbolo del diamante, impara spesso per contrasto, impara per frizione. Anche quando inizieremo a vivere, a seguire il nostro scopo di vita, verremo messi alla prova, fin da subito. Ma ci sarà una distinzione molto importante da fare, cioè una paura irrazionale o una paura razionale. Nella paura razionale c'è un istinto di sopravvivenza, nella paura irrazionale c'è uno schema di sopravvivenza, c'è una credenza, c'è una sofferenza dietro ed è quello che vogliamo scardinare. E il 99% delle scuse legate al mettere veramente nella materia la nostra chiamata animica sono scuse, sono paure irrazionali. Perché non siamo in grado di affidarci alla saggezza della vita che non sta aspettando altro che possiamo veramente iniziare il nostro viaggio dell'eroe. Qualche giorno fa ho letto questa frase che mi è piaciuta moltissimo, ve la ricondivido. A meno che non ci sia un pericolo mortale, la paura in questi casi è solo una bussola che ci mostra dove andare ad indagare, che ci mostra dove direzionare la nostra avventura. Come ogni viaggio dell'eroe, tutto il lavoro legato alla missione di vita ha a che vedere con degli step. Prima abbiamo bisogno di separarci. Da che cosa? Abbiamo bisogno di separarci dalle idee che abbiamo di noi, dalle credenze, dalle emozioni che continuiamo ad associare a determinate storie che ci raccontiamo. Abbiamo quindi bisogno di iniziare a comprendere cosa c'è all'origine delle nostre paure. Da lì inizieremo, avremo delle iniziazioni per cui faremo i primi passi verso le nostre chiamate autentiche e lì inizieranno le sfide e lì inizieranno altri dubbi, ma è lì che quelle prove ci permetteranno a testimoniare, a sperimentare la manifestazione della volontà di Dio in noi. E poi, man mano che supereremo queste prime fasi, inizieremo a tornare a casa, cioè ad allenare la maestria. Perché questo percorso di continuare a mettere a fuoco quello che ci porta via, le sfide, non terminerà. Non è che nel momento in cui abbiamo individuato, scelto e avviato determinati missioni, determinati scopi, smetteremo di essere sfidati, tutt'altro. La maestria si coltiva giorno dopo per giorno ed è quello che metteremo sempre di più al servizio ed è quello che permetterà alla vita di sentire che stiamo veramente camminando i nostri passi e saremo così attrattivi da far sì che la vita ci dia sempre più strumenti per mettere al servizio i nostri talenti e la nostra missione animica nella materia. Prima di offrirvi una prima pratica, voglio fare un chiarimento che molto spesso porta dei fraintendimenti quando si parla di missione. La nostra missione, come vi ho detto prima, è estremamente connessa a ciò che ci viene naturale, a ciò che sono i nostri talenti, ma non per tutti ciò che è naturale è ancora così a portata di mano, perché per molti di noi è stato in qualche modo sommerso da tutta una serie di indicazioni su ciò che dobbiamo fare,
su ciò che la società si aspetta da noi. E quindi facciamo proprio fatica a volte a ricontattare questo spazio di ascolto. È importante quindi ricordarci che ogni passo, ogni cosa che abbiamo fatto finora nella nostra vita è già la nostra missione. Questo è il paradosso di come funziona la vita stessa a cui abituarci. Ogni cosa che abbiamo fatto fa già parte della nostra missione. Ha fatto sì che noi sviluppassimo delle qualità, ha fatto sì che noi incarnassimo dei talenti, ha fatto sì che noi attraversassimo delle ferite che ci hanno permesso di essere più forti o ci hanno semplicemente offerto dei traumi che ancora vanno indagati per riconoscerne il dono. È grazie a questo che andremo ad individuare sempre di più, passo dopo passo, le nostre missioni. Ma perché dico le nostre missioni? Perché non è detto che ciascuno di noi sia chiamato dall'inizio della nostra vita ad aver chiaro che vuole essere il pianista famoso, o che vuole essere quello sportivo, o che vuole essere quell'artista, quel tipo di scultore. Molti di noi attraverseranno delle missioni in alcuni periodi di vita e avranno la percezione di aver vissuto tante vite in questa vita. Abituiamoci al paradosso che ogni volta in cui cerca una certezza, una soluzione, una missione, un talento da portare avanti, incontrerà invece che una risposta, tante occasioni per andare più in profondità dentro, sia a livello della nostra chiamata animica, della riconnessione con l'anima e con lo spirito. E parallelamente al mettere al servizio la nostra incarnazione nella materia. Bene, direi che come prima introduzione abbiamo già parecchi punti su cui approfondire. Adesso inizierò ad ascoltare un po' le vostre domande prima di offrirvi una pratica specifica per iniziare insieme questo viaggio in profondità alla riscoperta della nostra missione e per attivare il punto di contatto tra l'anima e la materia. Abbiamo quindi visto, abbiamo un po' approfondito cosa si intende per vocazione coscienziale personale, abbiamo visto perché in realtà è fondamentale iniziare ad ascoltare le nostre propensioni, perché è lì che si nasconde ciò che l'esistenza ha seminato per noi. Da adesso per un po', per tutto questo fine mese, per il mese di giugno, per l'inizio di luglio, offrirò proprio questi strumenti per andare a concretizzare la nostra chiamata a livello proprio materico, quindi lavoreremo molto anche per ciò che riguarda il lavoro, in che modo possiamo incarnare il nostro sogno, in che modo possiamo trasmutarlo in un lavoro. Questo accadrà sia attraverso un percorso che offrirò, che troverete tutti quanti i dati proprio all'interno dell'introduzione a questa diretta. E sarà importante comprendere perché offro continuamente dei percorsi e perché in gruppo. Questo nuovo percorso incarna il tuo sogno. È qualcosa che mi è molto a cuore perché solitamente è qualcosa che faccio all'inizio dell'anno, è qualcosa che faccio a settembre. Quest'anno però anche con l'avvio della community molte persone mi hanno chiesto di ricontattare questo tema fin da subito per potersi proprio dedicare durante l'estate ed è quello che vorrò offrire sia in questo percorso sia attraverso i ritiri in presenza, la possibilità di attivare prima di aspettare l'inizio di settembre, questa nuova fase, di attivare e di seminare questa scelta, questo cambio di direzione proprio nel periodo estivo in cui abbiamo un po' più di tempo per dedicare a noi e quindi andare un po' più in profondità per veramente iniziare diversamente il movimento di nuovi inizi che si attiva di solito a settembre. Allora, vediamo se ci sono un certo tipo di condivisioni.
Lei segue un certo tipo di meditazione? Salma cara, allora innanzitutto non datemi del lei. Ho spiegato molto bene in vari frangenti cosa significa per me meditazione. Ti invito, se sei nuova a questo gruppo, di andare proprio a ricercare degli approfondimenti che offro su cosa significa per me meditazione, cioè qual è la differenza tra le pratiche meditative e le meditazioni. Ti invito, come ho detto all'inizio del webinar, di andare un po' a riascoltare qual è la mia storia, ma non perché sia unica o particolare come quella di tutti noi, ma proprio perché lì spiego, come spiego anche in tanti altri punti, che il percorso che offro è un percorso eclettico, perché mi sono, diciamo così, formata attraverso tradizioni e maestri di guide diverse. E non solo questa è stata la mia base, proprio la mia caratteristica artistica nasce dal ricercare la stessa cosa in modalità diverse, con strumenti diversi. Quindi in questa community, in questo gruppo, troverai veramente pratiche e strumenti meditativi e non solo meditativi molto molto diversi. Quindi dai un'occhiata e poi fammi sapere se hai bisogno di altri approfondimenti. Questo è il momento di provare a chiudere un attimo gli occhi e a sentire che cosa di ciò che è stato offerto fino adesso, quale parola, quale frase, quale concetto, ha suscitato qualcosa in voi, sia come punto importante da radicare, sia come domanda, perplessità, resistenza. L'abbondanza è il sottoprodotto automatico e naturale del mettersi al servizio della nostra chiamata. Ecco, questo è uno strumento molto interessante con cui ascoltare e seguire questo tipo di webinar. Scrivere tra i commenti una frase, alcune parole che vi hanno toccato particolarmente. Nello scriverle le radicherete e permetterete anche che vengano ripetute. Se si è nel ruolo di vittima, anche quando si è smesso di dare la colpa all'esterno, ma ci si sente incapaci di realizzarsi, è soprattutto mancanza di forza di volontà? Cara Valentina, allora, nella mia esperienza, quando siamo ancora veramente agganciati al ruolo di vittima, è perché non abbiamo fatto una scelta molto semplice, che è quella di realizzare appieno che è tutto, sempre, costantemente una nostra piena responsabilità. Questa, nella mia esperienza, è la chiave ultima non solo del risveglio, non solo delle pratiche che possiamo fare veramente per andare in profondità, ma è l'inizio di ogni cambio di rotta. Rendersi conto che è una nostra piena responsabilità, anche il continuare a scegliere di fare la vittima. Già prendere coscienza di questo è un ottimo punto di inizio, perché porta presenza sull'inizio. Qual è il nostro punto di inizio? È che vogliamo ancora fare le vittime, o meglio, traduzione, vogliamo ancora fare i bambini, o meglio, traduzione, vogliamo ancora ricevere amore, o meglio, traduzione, stiamo ancora cercando approvazione, sicurezza e amore fuori di noi, come fanno i bambini. E non come fanno gli adulti. Chi mi segue da un po' sa che una delle mie parole più abusate è ritrovare l'adultità. Ne parlo tantissimo in tutti i lavori che offro e che ho offerto sul tema delle ferite, sul tema della sofferenza, sul tema del corpo di dolore, sul tema di ciò che ha a che vedere con le scuse della relazione. Quindi andate ad approfondire questi temi, li tratteremo anche nel percorso che ha proprio a che vedere con incarnare il sogno e quindi inevitabilmente vedere tutte le scuse che non ci permettono di farlo, ma vi invito a cogliere ogni momento per riprendere i webinar gratuiti su questo, sulla community, per andare sul sito e iniziare a reintegrare dei seminari che magari avete perso. Andate ad assorbire più strumenti possibili, ma non nella mente. Non ci interessa il pensiero positivo, non ci interessa il ridire determinate cose. Ci interessa andare a lavorare nella percezione. È un metodo di cuore che vogliamo attivare, non un metodo di mente.
Vogliamo andare a sentire cosa abbiamo nascosto sotto al letto. Vogliamo andare a risentire quelle ferite, quel tipo di sofferenza, quel tipo di immobilità. Non è semplice, ma è la via d'accesso prioritaria, perché riscoprire i doni lì dove avevamo visto solamente ombra, lì dove avevamo visto solamente sofferenza. Sono i talenti dietro le ferite e ai traumi. Quindi, l'altra cosa che può ostacolarci, nonostante abbiamo scelto di realizzarci, è un giusto bilanciamento tra le energie maschili e le energie femminili, altro tema che mi è particolarmente a cuore. Perché se pensiamo che la mancanza di forza di volontà sia uno dei temi che non ci permettono di essere costanti in questa direzione, nel mettere a fuoco la nostra vocazione, nel metterla nella materia, incarnarla, vuol dire proprio che non abbiamo ancora bilanciato bene le nostre energie femminili di ascolto, di intuizione, di fiducia verso la vita, con le nostre energie maschili di determinazione, di emanazione, di intento, di volontà, di determinazione. Torneremo su questo proprio alla fine del webinar, vi darò un suggerimento per un bel regalo proprio dedicato ad una parola chiave che per me è determinazione. Mi ha dato gioia l'idea che tutto quello che ho fatto fino ad ora non è sprecato. Grazie Martina, è fondamentale ricordarci questo. Io ne parlo molto spesso quando utilizzo la parola karma al servizio del Dharma. Tutto ciò che abbiamo vissuto è strumento meraviglioso per il nostro Dharma, cioè per il nostro metterci al servizio sulla via. Mi ha colpito il fatto che bisognerebbe iniziare da quello che fa paura. Bene, mi fa molto piacere che queste due cose siano arrivate perché sono proprio la chiave di quello che volevo offrirvi questa sera. E stasera inizieremo un po' a riscaldarci sul tema della paura. La paura, come ho raccontato come ho spiegato molto bene, nell'andare ad approfondire tutte le emozioni, quindi le opportunità, le ottave alte che si nascondono dietro le emozioni, dietro la paura, c'è il potenziale infinito dell'amore, c'è la forza più grande per cui siamo qui. Quindi è meraviglioso qualsiasi tipo di lavoro che ci porta a contatto con le nostre paure. Vocazione è una paura che, una parola che uso per definire i lavori fatti con amore. Bellissima definizione di vocazione. Tutto ciò che viene fatto con amore. Per me la vocazione è l'azione che parte dalla voce autentica della nostra profondità. Daphna, sento di non aver compreso il ruolo del paradosso. Allora, il paradosso è proprio una legge cosmica che non è semplice cogliere perché va oltre la mente. Forse dovrò proprio dedicare un webinar solamente al paradosso, inserendo anche degli strumenti che amo molto, che sono quelli dei koan, che ancora non ho messo al servizio. Quindi, Lara, promesso, andremo ad approfondire questo. In breve, però, quello che ti voglio dire è che tutto ciò che accade su questa dimensione è paradossale. Cioè, dobbiamo in qualche modo identificare una nostra missione quando ogni passo è già la nostra missione. Vogliamo ricordare chi siamo quando chi siamo è sempre a portata di mano. Abbiamo bisogno di entrare nel buio per scoprire che in realtà è solamente luce. Questo è un piccolo accenno della legge del paradosso che governa profondamente la saggezza della ricerca interiore nella mia esperienza e che offre delle chiavi meravigliose di accesso. La buona notizia è che la nostra missione di vita ci porterà all'abbondanza sia spirituale che materiale. Fantastico. Vedete come già semplicemente reintegrando queste frequenze, perché si tratta di frequenze, ci apriamo ad una fiducia diversa di lavorare con questi strumenti.
Aroni, che bello vederti, leggerti. La paura è lì dove dobbiamo andare a lavorare il dono. Esattamente, abbiamo lavorato molto su questo proprio nel laboratorio, sulle ferite, sui talenti nascosti dietro a questo. Allora, in attesa che arrivino le ultime condivisioni. Vorrei iniziare a offrirvi una pratica molto specifica. La pratica che vi offro è questa. Allora, io adesso ve la indicherò, non vi preoccupate perché rimarrà nel webinar, quindi potete riascoltarla dopo. Adesso quindi non vi preoccupate tanto di scriverla o altro, ma provate proprio ad integrarla, ad assorbirla, ricordandosi che i veri eroi combattono, tra virgolette, i draghi che sembra mostrare la mente, per però riuscire a liberare l'anima di questi apparenti draghi. Allora, quello che vorrei offrirvi è di iniziare a dire la verità, cosa difficilissima, perché la verità, si dice, ti renderà libero, ma prima ti terrorizzerà. Quindi l'invito di questa sera, come prima pratica, è quella di iniziare a dire la verità. E per iniziare a dire la verità, dobbiamo iniziare ad ammettere che siamo morti. Sei disposto ad ammettere che in alcuni ambiti della tua vita sei morto? Cosa vuol dire morto? Morto vuol dire che non ti stai più muovendo. Morto vuol dire più che non hai il respiro, quel tipo di connessione con lo spirito che ti guida, che ti entusiasma, cioè che ti fa sentire dentro a Dio, che ti fa svegliare colmo di gioia perché stai per vivere un'altra giornata di pienezza. Quindi il mio primo invito, molto concreto, è di dire la verità su dove sei morto nella tua vita. In che modo? Scrivendo 5 aree, 5 situazioni, 5 ambiti, ma vanno bene anche 3, in cui ti senti morto, cioè frustrato, bloccato, impaurito, infastidito, rassegnato. Scrivi almeno 3 aree, 3 ambiti, fino a 5, in cui ti senti morto, in cui sei frustrato, rassegnato, infastidito, bloccato. Questa è la prima parte di questa pratica. Per chi vuole andare ancora più in profondità, anche solo su questa prima pratica, vi invito a rispondere a queste domande, a queste 4 domande. Riprendi queste aree e prova a scrivere per ognuna di loro quali sono stati gli schemi di paura, quindi le paure irrazionali, non quelle che c'era dietro di te un leone che ti seguiva. Quali sono stati quegli schemi di paura, quelle credenze che ti hanno trattenuto dal dirti la verità, e cioè che eri morto? Secondo, quando è stata la prima volta che hai iniziato a sentirti morto, bloccato, fermo in ciascuna di queste aree? Terzo, in che modo in realtà il non portare dei cambiamenti lì in ognuna di queste aree ti ha poi aiutato effettivamente per la tua sopravvivenza. E per ultimo, prova ad iniziare ad indagare se ci sono delle relazioni nella tua vita ora che stanno alimentando il dato di fatto che tu sia morto già in queste relazioni, in queste aree di vita. Ripeto che potrete riascoltare sia le indicazioni che le domande, proprio facendo pausa, riscrivendole. Adesso avevo proprio bisogno che le possiate assorbire, iniziando dall'inizio, la verità di essere onesti, perché
Già quella è la pratica che trasformerà totalmente qualsiasi lavoro sceglierete di fare rispetto a questo ambito. Prima di provare a rispondere ancora a qualche domanda o condivisione, voglio offrirvi un regalo, proprio perché per me è fondamentale onorare la nostra determinazione, onorare la scelta di sceglierci. E quindi, come sapete, ci sarà appunto questo percorso che inizierà a breve per incarnare il nostro sogno. Ci sarà un'agevolazione per chi si iscrive entro il 25 maggio, trovate il link nella descrizione dell'evento, sul sito, nella pagina Facebook. Ma quello che vorrei offrirvi questa sera, per chi sta seguendo questo webinar o per chi lo seguirà e sceglierà di iscriversi a breve, entro venerdì. Venerdì è il giorno dell'amore di Venere, quindi per chi vuole farsi un regalo di amore, per chi vuole dare spazio all'amore e non alla paura, si iscriverà usando la parola determinazione, riceverà un regalo a sorpresa. Entro venerdì per onorare lo spazio di amore per noi stessi con la determinazione di andare incontro alle paure che ci stanno ancora limitando per la manifestazione della nostra missione, incarnare il nostro sogno. Per chi vorrà, questo sarà un percorso online che però sarà anche accompagnato da un gruppo, quindi ci sarà un accompagnamento più intensivo nel corso di 5-6 settimane di durata del percorso intero. Ci sarà anche un ritiro meraviglioso in presenza, proprio dedicato alla tua nuova vita, nel bellissimo posto che io amo tantissimo, che è il Casale Lunigiana, a fine giugno. Per tutti i dettagli li troverete senza problemi, chi vuole, chi chiede, trova, quindi se cercate, trovate. Soprattutto se siete determinati in questa direzione. Bene, qualche ultimo minuto per vedere se qualcuno ha voglia ancora di fare qualche domanda, qualche condivisione. Altrimenti vi ricordo che anche se ascolterete questo incontro più tardi e quindi emergeranno delle nuove domande o delle condivisioni, potete scriverle. Chi conosce la community sa che una volta almeno a settimana raccolgo tutte quante le domande, le richieste e rispondo con un video di approfondimento, con un video risposta. E cos'altro? Ricordarvi sì che è molto importante utilizzare questo gruppo e quindi anche le interazioni in questo webinar proprio come strumenti di pratica e quindi utilizzarli con presenza proprio come se stessimo in quel momento scrivendo con la nostra piena attenzione, cercando di essere onesti e essenziali. Bene. Voglio salutarvi con l'inizio di una poesia che ho trovato qualche giorno fa e che mi interessa molto, che dà proprio la frequenza di quello che vogliamo iniziare a coltivare. Quindi vi ricordo i punti focali di questo incontro in cui abbiamo iniziato a comprendere l'importanza di portare avanti la nostra vocazione coscienziale e personale, di comprendere quanto l'universo è proprio dalla nostra parte, inizia a sostenerci ogni volta in cui iniziamo a offrirci autenticamente al seguire i nostri sogni. Abbiamo iniziato a contattare in che modo è proprio la paura una chiave d'accesso per sbloccare la nostra chiamata più autentica, la nostra missione. E vi ho offerto una pratica da iniziare. Potete condividere poi i suoi risvolti in questo webinar o chi inizierà il percorso. Inizieremo proprio con le interazioni su questa prima pratica, il nostro lavoro di andare a fondo sulla messa a fuoco di quella che è la nostra voglia di incarnare qui sulla Terra il nostro sogno e trasformarlo in un lavoro concreto. Maestro, non so fare niente, non mi piace cucinare, cucire, nemmeno danzare, come posso essere migliore? Tutte queste cose, se non le senti affini a te, non fanno parte del tuo cammino. Stai perdendo troppa energia a voler essere come gli altri ti vogliono.
a voler essere come gli altri ti vogliono. Sei in vita per imboccare la tua via, non quella che il mondo vuole farti ingurgitare. E come faccio a trovarla questa via? Spogliati di tutti i devo essere e indossa i questo fa per me. Liberati da tutta l'immondizia, quello che abbiamo detto sulle credenze, sulle paure, sulle scuse, sui condizionamenti, che è stata gettata nella tua mente. Butta tutti gli abiti troppo stretti e tutti quelli troppo larghi, tutte le parole imparate a memoria negli anni. Tutto ciò che non fa uscire da te la verità. Siamo nati non per essere i migliori, ma per ritrovare la nostra unicità e per non tradirla mai. La nostra missione è quella di portarla poi come ricamo nel mondo, con gratitudine, fierezza e gioia immensa. La difficoltà non è quella di riconoscerla. La difficoltà è di affidarsi totalmente ad essa, completamente, senza via di mezzo, senza compromessi. Questa è la fiducia che vogliamo riconquistare nel nostro contatto. Ricordiamoci sempre, sempre, che siamo noi ad accontentarci di una vita grigia, non Dio. L'universo è in grado di essere sempre più generoso con noi se gli concediamo la possibilità di esserlo. L'idea che un lavoro pesante è una cosa buona, mentre il seguire ciò che amiamo non lo è una concezione errata che ancora ci portiamo dietro rispetto alla nostra percezione di Dio. Andremo ad approfondire questo tema fondamentale proprio nei prossimi percorsi dedicati su questo. Bene, vediamo se c'è ancora qualcun'ultima. Grazie, grazie a voi, grazie di cuore. Allora vi ricordo che potete continuare a condividere le vostre riflessioni, le vostre domande su questo webinar, scrivendo nei commenti. Vi auguro buona pratica, buona determinazione per chi sceglierà di iscriversi a breve a questo percorso dedicato proprio a mettere da parte tutte le nostre scuse ed attivare i semi per il nostro sogno nella materia, dall'anima alla materia, insieme. Grazie, grazie della vostra presenza. E vi invito sempre, come mi piace fare, a condividervi con molta presenza all'interno del nostro gruppo, benedetto da questo intento di andare sempre più in profondità, in leggerezza e amicizia e fratellanza insieme. Grazie, grazie di cuore per la vostra presenza. Trovate tutti i link all'interno del testo di questo webinar. A presto!